Ma guardate qua chi è tornato! Ciao a tutti ragazzi, sono Adri. Bentornati sul mio canale. Eh sì, Roma-Napoli. Dopo tanto tempo, ragazzi, non so cosa vi porterò, non so quanto, quando, come. C'ho la maturità, sono in quinta, ho poco tempo. Giusto Assassin's Creed ve lo sto portando proprio perché non mi prende poi così tanto tempo, ragazzi, però veramente sono pieno. Ce la faccio a fare questo e forse Inter-Lazio, forse. Non ho messo sondaggi su Instagram perché è una cosa che ho deciso adesso di fare, la faccio. Userò il Napoli, che è pieno di indisponibili, quindi cioè, mi tocca giocare con veramente, ragazzi, i resti della rosa. Detto questo, ragazzi, ho perso qualche chilo, se lo vedete, per chi mi segue da un po'. Mi hanno chiesto che fine avessi fatto. Prima o poi si torna e l'ho fatto. Detto questo, ragazzi, passiamo su FIFA. È un Napoli senza Albiol, senza Insigne, senza Kyrgios, Zielinski, Ospina e Gulam. Ci tocca giocare con Meret in porta, Malquit, Maximovic, Koulibaly, Malorui, Kayakon, Lallana, Fabian, Verdi, Milik e Mertens davanti. Una panchina che bisogna scegliere bene chi far entrare perché c'è Cannesi, Sisai, Luperto, Unas, Younes, Gaetano e Diawara. E poi gli indisponibili ve li ho detti prima. Non porto nessuna maglia, ho scelto di giocare col Napoli perché è la squadra con cui mi trovo di più. E niente. Ah, vi volevo dire, cosa obbligatoria. Cioè, è un invito, però i miei inviti sono, per chi mi conosce, obbligatori. No. Dovete seguire la pagina Instagram Calcio, Cassa e Fruttini. Ce l'avete qua in sovraimpressione. Il link che avete in descrizione è quello del mio profilo Instagram. Quindi qua c'è il logo, qua c'è la scritta Calcio, Cassa e Fruttini. Se voi conoscete oggi è Cassavaglio, la pagina con il Ras della Fossa con Luca Mastrangelo, con un sacco di tuber, Pancio e Insuccio. Noi abbiamo fatto una cosa simile. Ovviamente siamo gente meno famosa, quindi scusateci. Però abbiamo deciso di fare una cosa molto simpatica. E quindi niente, fare questa pagina molto molto simpatica, con sfottò, post notizie, calciomercato, cose varie. E spero che ci seguiate e che vi piaccia ciò che mettiamo. Detto questo, ragazzi, sono passato al facecam un po' tardi perché non ho fatto partire la registrazione della PlayStation perché non sono più abituato a fare queste cose. Mi sono trattenuto con la facecam un po' troppo. Si gioca alle 3 di domenica e adesso vi vado a leggere le quote. Diciamo che la favorita è il Napoli, ma di poco, perché io gioco la SNAI 2.30 a Napoli 3 la Roma, cioè differenza è un po' così. Il pareggio è 3.50, è nel mezzo. Ok. Avete appena letto formazione a Roma, la nostra gradetta all'inizio del video. Non gioco a FIFA veramente, ragazzi, da quasi un mese. E io non mi sono neanche reso conto di che livello abbia messo in difficoltà, perché gioco col campione, che è piuttosto impegnativo, e spero di aver messo leggenda, se no, ragazzi, penso che verrà un pronostico abbastanza irreale. Però vedo già che mi impegnano abbastanza, quindi dovrei aver messo il preciso, pallone intercettato. Palla leggenda, però c'è già interessante. Kayakon. Palla interessante per Kayakon. Milik! Mamma mia! Blocca subito 4 dunque, cambio di minuti. potenza. Hanno Gol di subito preso Milik. la difesa avversaria, Vabbè. toccando fin dai primi Vabbè. minuti. Pazzesco.
Ok. Che ritmo gol di Milik. Questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Visto da come era partita, ecco, adesso mi viene il dubbio, mi viene il dubbio di aver messo il livello troppo facile. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Vabbè che è un gol che avrei segnato anch'io, penso, però mo mi viene il dubbio, vediamo come va la partita. Milik sblocca al quarto minuto, potete vedere il video per vedere se avevo ragione o no, però mi sembra molto scattante. Attenzione, bravo, bravo. Rimessa al fondo? Sì. Si starà mangiando le mani, visto che poteva essere. Ok, mi sa che sono col campione. Sono col campione. Perché l'ultima partita che ho giocato col puntuale qui il difensore nel recupero. Può andare al cross. Fuori, fuori, fuori. Mamma mia, mamma mia. Su, su, sulla palla, su. Allan. A giro. Olsen. Poteva fare tranquillamente meglio l'ex Udinese. Siamo scoperti. Florenzi sul fondo. No, fuori gioco. L'anno scorso, ragazzi, feci il pronostico di Roma-Napoli. Lo feci anche l'anno scorso, da che ci penso. Lo feci come video in diretta sulla PlayStation. Cioè, bene, veramente uno schifo. Perché a me in diretta la qualità era veramente pessima. Fallo. E tipo feci gol con Callejon e persi la partita, rimonta 2-1. Ora non è che voglio autocufarmi, però non è questo varco. Bravo, 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 bravo Fabian. Anche se c'è Immagine era male, eh. Che potere per Callejon! Mi viene fame. Guarda Milik! Gran tiro! Occasione clamorosa sprecata qui per aumentare il margine. Ma stiamo scherzando, ma davvero. Probabilmente avremmo assistito un altro se avesse segnato giochi che erano. Basta, veramente. Gol che avrei messo anch'io. Vabbè, partito male lì. Forse no, però dai. Non male c'è Mertens 89 che. E hanno diminuito la velocità scatto, ma non mi diranno altre cose. Ancora Callejon. Se la sbagli, rigore. Pallo di Kolarov. Giallo, giusto. 43esimo, rigore che batterà Mertens. Speriamo di farlo. Rete. Mezzo centrale. 2-0 per il Napoli. Andiamo. Rete del vittore, come dice Auriemma, sfoggia un'altra perla dalla Pinacoteca e Napoli va 2-0 sulla Roma, anche se dietro abbiamo rischiato neanche poco qualche Olsen. Vabbè, 2-0, Milik e Mertens, la coppia d'attacco del Napoli, certo che dopo il gol che ha sbagliato Milik prima, mi sembrava giusto farne due, cioè farne un altro, ecco. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto Pier, altri 3 minuti al termine. Callejon. Allan. Milik. Occhio all'azione del Napoli. Mertens addosso a Fazio. È finita. Dai, siamo nel recupero, che è già scaduto. Occhio a Mertens. No, male questi passaggi. Si va a riposo, 2-0. E l'arbitro dice che può bastare, ma dovrei imparare a finalizzare meglio, perché molte volte davanti alla porta è la cosa che faccio anche quando gioco a calcetto, arrivare davanti alla porta e bloccarmi. Comunque, cioè, raga, 4 tiri in porta, 0, ma chi la volete raccontare? Chi la volete raccontare davvero? Si parte per il secondo tempo. E con Olsen. Sono andato via, volevo fare la rovesciata. Parla per Mertens, dentro Ruiz, Fabian. Vabbè. Ok, vabbè. L'hanno già dato, siamo 2-0. Non dico niente, ma cose normali ne avrei dette. No, non riuscirà a sinistra, no, ma il quinto è troppo lento. Gol.
Potevano riaprire il match e portarsi a meno uno se fosse. Potrei entrare Fabian per Diavara. Cioè, potrei fare entrare Diavara per Fabian. Non lo fa. Non lo fa. Non ancora. Riesco a trovare altre spiegazioni. Vabbè, che nella carriera Diavara è già 84, però. Qua è ancora 70. Florenzi. Occhio a Dzeko. Pensa qua per Pellegrini. Nessun problema qui per il portiere. C'era un difensore davanti. Ottimo. Intervento. Il difensore che permette a me di bloccare la palla. Perché mi scatta Milik e non Mertens? Mertens, devi scattare te. Molto pericoloso. Ora ti sai per Malquit. Sì. Assolutamente sì. 74esimo. Ormai. Cioè, la potremmo ancora prendere, eh. Perché. De Rossi, Kolarov, diciamo, l'infamata FIFA ce la potrebbe ancora lanciare. Però vedo che il Napoli che ora fa poco o niente. Uno slalom super. Verso il nodo di testa. Attenzione, ecco il gol. Gol di Zé. Partita che è comunque compromessa, anche se questo gol racconta. Sapevo che succedeva qualcosa prima o poi. Adesso ragazzi c'è da tenere il duro. Difesa oltranza. Roma chiaramente ha fatto più che importa. E ci sta il calcagno. Presi non è motivato. Adesso si fa la melina. Quarto uomo esibisce il tabellone. Due minuti di recupero. Due di recupero, dai. Dai. Manolas. Daniele De Rossi. Non si arrendono, vogliono almeno il pari. Può essere uno degli ultimi. Via con la palla Koulibaly. Tempo scaduto, fischio finale. Andiamo, 2-1. Finisce qui. Come all'andata, abbiamo fatto la partita che è andata e finì esattamente uguale. Emozionante, ricca di tensioni. Si pierde un incontro. Minchia, neanche che avessero ammazzato, cioè neanche. Ma vabbè. Mi piace. Si percepiva chiaramente. Tutti negli spogliatoi, risultato di 2-0. E partita archiviata. Scusate, 2-0, 2-1. Risultato che secondo me ci sta. Risultato che potrei anche andare a giocare. 4 tiri in porta 2, cioè dovrebbe andare. Adesso riavvio con squadre diverse, perché mi giocherò un bel Lazio Inter. Bella a tutti ragazzi. Ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. E state connessi, iscrivetevi, lasciate like e seguite Calcio Cassa i Fruttini, dovete farlo. Ciao a tutti ragazzi, grazie. Un bacione.